è sempre attuale? Cioè oggi è attuale, sì o no? La sua dottrina è obsoleta, cioè non è più adatta per il mondo che si evolve? La sua azione è sorpassata? Tutto quello che egli ha detto, ha fatto, operato, ha ancora valore per noi, per l'uomo del 2000? È una domanda che quelli di fuori si pongono e dicono: bene, ogni epoca ha i suoi innovatori, ogni epoca ha i suoi capi religiosi, ogni epoca ha la sua religione, per cui Gesù è sorpassato, adesso l'uomo è evoluto, è in un'altra epoca, è il tentativo di oggi del neopaganesimo, con a capo la New Age, l'era dell'acquario, come il tentativo di ieri, il secolarismo, che proclama che ormai Cristo è morto, il marxismo, Cristo è morto, è sepolto, non abbiamo bisogno di lui, facciamo da noi. Questo è perché si crede che Gesù sia soltanto un uomo, Gesù è Dio, e Dio discese in mezzo agli uomini. Questo avviene perché si crede che l'uomo cambia, l'uomo radicalmente lo stesso. Questo avviene perché non si crede alla sorte dell'uomo, che un uomo, perché l'uomo è creatura di Dio, l'uomo ha disobbedito a Dio e nel peccato, l'uomo è chiamato a una sorte eterna, per cui la dimensione dell'uomo travalica il tempo e lo spazio, è escatologica. Tutto si riduce a mancanza di fede, per cui noi diciamo sia a noi sia a tutti gli uomini del mondo, passati, presenti e futuri, che Cristo è sempre attuale, è colui che Dio ha mandato in questo mondo per la salvezza del mondo. Ma le opere di Cristo valgono ancora oggi? Oppure Dio deve fare cose nuove per il mondo nuovo? Ribadiamo questo concetto, che l'uomo si può cambiare, nel senso che può acquisire altre culture, altre nazioni, c'è un progresso scientifico, tecnologico, economico, ma naturalmente l'uomo resta uomo, animale ragionevole, cioè la sua natura non cambia. Può cambiare la cultura, possono cambiare i fatti di cultura, ma non di natura. E siccome Gesù parla non alla cultura, ma parla alla natura dell'uomo, Gesù è attuale per ogni cultura, per tutti i tempi. Per cui attuale era ieri, attuale oggi, attuale domani, come dice l'Apostolo, Gesù ieri, oggi e domani, sempre lo stesso. Si tratta di capire il valore della sua attività oggi. Può leggermente mutare la veste, ma in fondo è sempre l'attività di ieri nei nostri riguardi.
Ma Gesù è morto? No, è operante, ed è operante nella sua istituzione che è la Chiesa. Cioè Gesù disse agli apostoli: io sono con voi sino alla consumazione del mondo, andate, battezzate, convertite, io sono con voi, vi do il mio spirito, egli sarà con voi sino alla consumazione del mondo. Ora, il punto fondamentale è questo, che non si accetta oggi la istituzione della Chiesa, cioè la Chiesa come istituzione, mentre voluta da Cristo, ed è la Chiesa che ha l'incombenza di continuare la missione di Cristo, per cui Cristo vive e dalla barca di Pietro insegna ancora convalida la sua predica, insegnamento con i prodigi, ancora libera l'uomo, ancora riconcilia a sé gli uomini. Ossia quella attività che Gesù annunciò a Nazareth quando proclamò il suo regno, la sua missione, continua ancora nella Chiesa. Ed è la barca di Pietro, della Chiesa, che Gesù continua ad insegnare. Per cui abbiamo l'insegnamento di Gesù. L'insegnamento della Chiesa è l'insegnamento di Gesù. Continua ad operare miracoli per confermare il suo insegnamento. Continua Gesù a liberare, se vedete le forme di liberazione, continua Gesù a riconciliare gli uomini con Dio. Continua attraverso i sacramenti a dare vita all'uomo, per cui l'azione di Gesù continua ancora oggi. Ecco, cristianesimo oggi, tante volte abbiamo assistito a questa trasmissione, cristianesimo oggi, tutti i problemi del cristianesimo oggi vanno rivissuti nella fede. È nella fede che noi comprendiamo Cristo, accettiamo Cristo e viviamo della vita di Cristo. Noi diciamo adesso che cosa Gesù insegnava. L'insegnamento di Gesù è contenuto nella predicazione apostolica, che poi fu tradotta in scritto nei Vangeli, è contenuta cioè in quella predicazione orale che ci hanno trasmesso gli apostoli e in quella tradizione scritta che sono i Vangeli, ma c'è contenuta anche nei libri del Nuovo Testamento, nelle lettere paoline che riflette l'insegnamento di Cristo. E poi Gesù promise alla Chiesa lo Spirito Santo, il quale avrebbe esplicitato quello che in nuce, in nucleo, aveva detto lui: lo Spirito Santo vi insegnerà tutta la verità, vi porterà alla comprensione di tutta la verità. Adesso noi vogliamo puntualizzare alcuni punti che vengono messi oggi in discussione, non su Cristo, ma sulla possibilità che noi oggi abbiamo di guardare con altri occhi quello che fece Cristo. Una prima domanda che ci facciamo è questa: nei Vangeli noi abbiamo i discorsi di Gesù, cioè i discorsi, le parabole di Gesù, abbiamo i fatti di Gesù, abbiamo i miracoli di Gesù.
abbiamo le guarigioni di Gesù, le liberazioni di Gesù. Questi fatti resistono alla critica oppure no? Vogliamo questa sera puntualizzare un fatto che viene contestato oggi, ed è il miracolo. Esiste o non esiste il miracolo? Gli scienziati dicono che non esiste il miracolo, e tutto quello che noi gabbiamo come miracolo non è miracolo, è una cosa nuova, una cosa mai vista, una cosa che non esula dalle forze della natura, ma che finora noi non abbiamo avuto la maniera di spiegare, ma che un giorno arriveremo a spiegare. Noi diciamo che i miracoli esistono. Qual è il valore del miracolo? Il valore del miracolo è in questo: i miracoli vengono chiamati nel Vangelo portenti, prodigi, segni. Che cosa significa questa così? Questa nomenclatura, diciamo, del miracolo è portento, una cosa fuori del normale, una cosa che impressiona perché è fuori del normale, è un prodigio perché è straordinario, non rientra nella vita ordinaria, ed è un segno perché manifesta qualche cosa, vuole dire qualche cosa. Si chiama la verità storica o il valore storico, cioè il valore relativo del miracolo. Perché quel miracolo? Che cosa vuol significare quel miracolo? E allora, se il miracolo viene chiamato portento, prodigio, segno, ancora noi abbiamo bisogno di portenti, di prodigi, di segni per credere? Innanzitutto, sono veri quei portenti, quei prodigi, quei segni che vengono operati qui nel cristianesimo, vengono operati nel nome di Cristo? Avvicinandoci al miracolo, noi diciamo che Gesù compie miracoli. Il Vangelo è pieno di miracoli. Noi crediamo alla verità storica di quello che ci hanno tramandato. Gli evangelisti non hanno motivo di ingannare. E appunto, per i miracoli che gli faceva, fu scossa la forza della Chiesa ebraica, la quale, vedendo che tutti seguivano Cristo, decisero di ucciderlo. Se noi esaminiamo i miracoli del Vangelo, possiamo avere alcune peculiarità. Innanzitutto, diciamo che Gesù compie a nome suo il miracolo, non lo compie a nome di un altro. Quando il santo fa un miracolo, vediamo se i santi possono fare miracoli, li compie a nome di Dio, a nome di Gesù. Gesù invece compie i miracoli a nome suo. Per cui questo è già un segno, è una dimensione relativa. Con questo segno dimostra che egli è Dio, che egli è padrone. Ricordate il miracolo del paralitico che ritrova la sua guarigione? Affinché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, perché voi sapete che io
ho il potere di rimettere i peccati, perché rimettere i peccati è solo di Dio, ma anch'io ho il potere di rimettere i peccati, prova con un miracolo questa sua divinità e dice alzati e cammina. E all'istante quel paralitico si alzò, cominciò a camminare. Per cui Gesù li compie a nome proprio, con autorità, li compie in diverse maniere, per cui non è legato il portento alla tecnica. Quando noi operiamo cose prodigiose, anche cose che non sapendo come avviene un fatto restiamo perplessi, però è sempre legato a un modo di operare, a una tecnica. Qui Gesù non osserva una tecnica, lui è il padrone, per cui non è legato il miracolo ad una tecnica, non è il frutto di una causa che gli pone, ma egli è libero di usare tutte le tecniche che vuole. Per cui scientificamente noi dobbiamo ammettere che quest'uomo che opera senza usare tecniche particolari vuol dire che ha un potere in sé che non hanno gli uomini. Il suo miracolo non è un trucco, non è il frutto di una tecnica, non è un modo che sfugge a noi di operare un prodigio, che a noi sembra prodigio perché non sappiamo la tecnica che egli ha usato. Contrariamente a quanto avviene, anche quando noi vediamo una cosa portentosa, anche un miracolo, ossia una cosa meravigliosa, operato da uno scienziato, operato da un mago, sappiamo che c'è una causa, un effetto. Posti alcuni atti, ne seguono alcuni effetti. Qui invece Gesù non è legato alla legge della causalità, come viene nel mondo scientifico. Gesù tocca e guarisce, Gesù è toccato e la gente è guarita, Gesù parla e la gente guarisce, Gesù è lontano e la gente guarisce. Guarisce tutte le malattie, risuscita i morti. Per cui non possiamo dubitare di quest'uomo che opera in questa maniera. Le sue opere portentose, prodigiose, sono uniche, non legate a tecniche, non legate a modalità particolari, e tese a provare che lui ha ogni potere, come affermi in cielo e in terra, e questo potere gli viene dal fatto che egli è Dio. Ma oggi vengono operati anche miracoli, che vengono detti miracoli nel nome di Gesù. Sono veri miracoli quelli che oggi vengono operati a Lourdes, per esempio. Vengono operati quando un santo deve essere canonizzato, generalmente si esigono due miracoli. Esistono miracoli anche così fuori del contesto di Lourdes, dei santuari, i miracoli che tante volte si dicono che avvengono nei nostri gruppi sono miracoli, oppure sono illusioni che noi diamo alla gente. Diciamo subito che bisogna essere severi nel giudicare il fatto miracoloso, come sono severi per esempio il burò di Lourdes sceglie tanti fatti cosiddetti prodigiosi, poi li passa al vaglio, e fra migliaia e migliaia di casi che vengono esaminati soltanto qualcuno
viene approvato come miracolo, ma ancora non è dichiarato miracolo se non quando interviene la Chiesa a dire questo è miracolo, cioè è stato operato da Dio, la scienza dice che non può spiegarlo, noi diciamo che in questo contesto è un miracolo, cioè ha una valenza relativa, cioè cos'è questa valenza relativa? Viene a provare che la Madonna interviene quando è pregata e opera, così concede una grazia particolare per mostrare la sua bontà o per mostrare che Dio esiste, per alimentare la fede. Per cui bisogna essere severi nel giudicare un fatto, come sono severi quelli di Lourdes. Però con tutta questa severità, almeno 65 miracoli sono stati dichiarati tali dagli scienziati, dai medici, tra i quali ci sono degli atei, insomma, sia contrari alla religione, cioè inspiegabili scientificamente. Noi tante volte vediamo dei fatti portentosi, non è che noi dobbiamo dire questo è un miracolo, però non possiamo escludere che anche in mezzo a noi possono succedere miracoli. Nei santuari ne succedono e anche nella vita quotidiana vediamo qualche miracolo operato nel nome di Gesù. È chiaro che non bisogna subito gridare al miracolo, perché il miracolo intanto è miracolo in quanto è un fatto straordinario, cioè raro, raro. Per cui tutti quei fatti che noi chiamiamo miracoli, le guarigioni miracolose, prodigiose, noi le chiamiamo grazie di Dio, possono essere anche miracoli non spiegabili, cioè con le forze della natura, però dobbiamo essere cauti nel dire che è un miracolo. Però dobbiamo dire grosso modo che anche oggi Cristo continua ad operare, cioè l'attività miracolosa non si è estinta con Cristo, ma nella Chiesa Cristo continua ad operare miracoli. E questa attività prodigiosa cade sotto i nostri sensi, con tutta la severità scientifica che bisogna usare, perché il giudizio sempre va rimesso ai medici, agli specialisti, quello definitivo, sebbene noi possiamo mettere un giudizio così per alimentare la nostra fede e la nostra gratitudine. Però dobbiamo ammettere che l'attività di Cristo continua ancora. Continua ancora, per cui Cristo continua ad operare miracoli. Cristo continua a liberare? Dobbiamo dire di sì. Nella sua vita egli liberò. Liberò i prigionieri nello spirito. Operò liberazione. Per esempio l'indemoniata di Gerasa e altri indemoniati. Cristo continua a liberare nella Chiesa, per cui ancora in mezzo a noi esistono delle liberazioni fatte nel nome di Cristo. Così non tutte l'attività, diciamo, esorcistica o liberatoria ha come contenuto la liberazione dal maligno, perché qui bisogna essere molto più cauti, e più delle volte non si tratta del maligno, però ci sono dei casi incontestabili in cui dobbiamo confessare che è avvenuta una liberazione, e allora noi diciamo che ancora Cristo continua a liberare, ancora Cristo continua a riconciliare, sì, attraverso i sacramenti,
Nella sua vita egli perdona il peccato, perdonò la Maddalena, perdonò l'adultera, affermò che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati e trasmise agli apostoli questo potere, quello che legherete in terra sarà legato in cielo, quello che riterrete legato in terra sarà legato in cielo. Per cui Cristo continua ancora oggi a riconciliare gli uomini con sé, ed è, diciamo, per inciso il modo ordinario che usa Dio con gli uomini. Per cui è un errore quello di alcuni quali dicono: io mi riconcilio con Dio per conto mio, io mi confesso per conto mio. No, noi possiamo riconciliarci nella maniera scelta da Dio, che è l'offeso. Noi abbiamo offeso Dio, Dio sceglie la maniera per riconciliarsi con noi e noi dobbiamo seguire la via scelta da Dio. E allora la via scelta da Dio è quella che avviene nella Chiesa, quella normale, cioè che Dio perdona il peccato e riconcilia attraverso i sacramenti l'uomo con sé. Per cui l'attività, vogliamo dire, di Cristo continua ancora. Gesù continua a insegnare, continua a fare prodigi, continua a liberare, continua a riconciliare. Cioè l'azione di Cristo, l'azione di salvezza, continua ancora nella Chiesa. E allora ecco la grande verità. Gesù è ancora operante, a 2000 anni di distanza è ancora operante. Dove è operante? Sì, Cristo può operare fuori come vuole, però normalmente opera nella Chiesa, nel senso che è nella Chiesa, in questa sua istituzione, che egli ancora insegna, ancora fa miracoli per confermare il suo insegnamento. Ancora egli riconcilia con sé gli uomini, ancora libera l'uomo dal potere del maligno, cioè tutta l'attività di Cristo continua tuttora nella Chiesa, per cui Cristo è attuale. E siccome l'uomo ha bisogno sempre di essere insegnato, l'uomo ha bisogno di essere riconciliato perché è peccatore, l'uomo ha bisogno di vedere così la presenza di Dio, l'uomo ha bisogno di essere continuamente liberato dalle insidie del maligno, ecco che l'opera di Cristo che continua nella Chiesa è sempre attuale, è attualizzata nella Chiesa, e la Chiesa è lo strumento, è il luogo ordinario in cui Cristo continua la sua opera salvatrice. Per cui è vero che Cristo è ieri, ma anche oggi. E tu devi accettare Cristo. Se vuoi essere salvato, devi accettare Cristo oggi. Devi accettare Cristo operante nella Chiesa, perché è nella Chiesa che egli attua la tua salvezza. Io mi fermo qui, perché non voglio andare oltre. Aspetta, voglio andare oltre perché dobbiamo fare tante altre cose. Abbiamo limitato così appena mezz'ora, quante sono? Mezz'ora circa, in modo da non oltrepassare questo tempo. Così diamo ancora i 5 minuti per qualche cosa che non è stata chiara e poi dare luogo a tutte le altre cose che interessano la nostra comunità. Di fronte a questi casi noi dobbiamo dire: è una cosa strana, una cosa che non sappiamo spiegare, perché per dare un verdetto di miracolo ce ne vuole. Per cui diciamo: è una cosa strana,
perché può avvenire per tanti motivi, la nostra fede è così grande, possiamo poi la natura delle risorse straordinarie di remissione di un male, per cui bisogna valutare tante e tante cose. A noi non interessa così difendere ad ogni costo che un fatto singolo è un miracolo, si deve che è una grazia di Dio, e tante è sufficiente per alimentare la nostra fede. Però dobbiamo dire in genere che Cristo continua ad operare nella Chiesa anche attraverso questi segni, continua ad operare nella Chiesa, e tanto ci è sufficiente. Gesù predicava alle folle, ma allora non è che c'erano megafoni, certo, microfoni, sta voce, sto nostro Gesù, come l'aveva per farsi sentire? Aveva una voce potente Gesù, poi dovete sapere che l'aria era meno impregnata di onde. Oggi, se voi andate per esempio al Polo Nord, un discorso che noi facciamo qui, bassa voce, si sente a un chilometro di distanza. Tuttora, al Polo Nord, un colloquio tra due si sente a un chilometro di distanza, perché l'aria è pura, meno impregnata. Per cui Gesù aveva una voce potente e poteva farsi sentire così dalla folla. Però non è che tutti quelli della folla coglievano l'insegnamento di Gesù. La gente correva da Gesù non tanto per ascoltare la sua dottrina. Lui insegnava nelle sinagoghe. La sinagoga era meno di questo vano, nei piccoli paesi soprattutto. Era quanto metà di questo vano, per cui insegnava nelle sinagoghe. Raramente così insegnava così alla folla, poi qualche discorso così nella grande sinagoga di Cafarno, che era più grande, si faceva sentire, oppure alle folle qualche volta, ma una cosa rara che parlasse così alle folle, però aveva una voce potente e poteva anche farsi sentire. Sono fenomeni singolari, particolari, valgono per te, non valgono per gli altri, va bene? Sì, poi non vogliamo interrogare Calogero, che in questo caso ci può dire qualche cosa. A volte mi succede, cioè, purtroppo... Lei ha detto diciamo che bisogna confessarsi attraverso il sacerdote, giusto? A volte mi capita, per esempio, che lo spirito mi mette nel cammino dei fratelli da evangelizzare, giusto? E magari dicono io mi confesso direttamente con Dio, per dire, perché diciamo il sacerdote, insomma, non c'è integrità tra quello che predica e il modo di vivere, per dire, io ci soffro tanto. Allora io dico, vabbè, tu non devi, dare conto a Dio dei peccati del sacerdote, ma ognuno deve pensare al proprio peccato. E poi, devi per fede credere che il sacerdote ha il potere di rimetterti i peccati, indipendentemente di qualsiasi errore abbia fatto, per dire, tu devi vedere il ministro di Dio. Cioè, dico giusto. Meno male che il Signore ha deputato un uomo ad assolverci dai peccati. Perché un uomo è fragile come gli altri uomini, dice, fate tra di voi, dice il Signore, fu così largo, fate tra di voi, basta che ce n'è un uomo deputato da me, raccontato a lui, se lui va assolvo io, se lui non va assolvo, non va assolvo, comunque, fate tra di voi, più largo di così, poteva dire, dice, adesso deve scendere un angelo, vediamo,
è l'angelo che capisce. Invece un uomo ci capisce. Gesù è più buono di quanto, cioè Dio è più buono di quanto noi non pensiamo. Adesso no, il tempo non abbiamo molto. È un miracolo, adesso verrà qui Calogero e verrà qui Rosetta, perché dobbiamo porre dei quesiti. Io ho posto la questione che Gesù continua ad operare nella Chiesa, va bene? Chi ascolta voi, ascolta me, va bene? E adesso vediamo le operazioni di Cristo, se è vero che Gesù continua ad operare nella Chiesa. Allora domanda tu a Calogero se è vero. Allora, tu mettiti qua. Rosetta? C'è? Non c'è Rosetta, va bene. No, io volevo dire questo. Non è tanto facile testimoniare un miracolo. Non è una cosa facilissima, perché è un portento. Il portento io l'ho sentito in televisione di una donna di Messina che aveva avuto tagliato un pezzo di osso di gamba, cioè nella tibia. Questa donna ha ricevuto il miracolo. L'osso è ricresciuto. In quel momento veramente il portento è visibile. Questo volevo dire, Padre Matteo, non è tanto facile. Qui sul miracolo sono scritte biblioteche, perciò, perché loro dicono, non si è sentito mai dire nel Vangelo che uno che non aveva gambe ci ha fatto una benedizione e ha ricevuto le gambe. No, non si legge nel Vangelo. Oppure uno che era scemo è diventato dotto. Questi miracoli di Gesù non l'ha fatto. E allora anche in Gesù ci sono dei limiti, e questi limiti significano che ci sono delle cose che ancora non sappiamo. Lui li sapeva e li faceva. Niente vieta che ci saranno in appresso delle spiegazioni tali da dire, mettere in dubbio che Gesù veramente operasse miracoli. E intanto ciò che succede adesso nella Chiesa, noi possiamo dire che, e non lo possiamo spiegare, ma non dobbiamo dire che è un fatto miracoloso. Cioè, inspiegabile sì, ma non che denota l'intervento di una potenza divina.